per la prima volta la Calabria ha un numero di immigrati che supera la soglia dei 100.000, che si rafforza sempre di più la popolazione in età attiva. Più dell'80% della popolazione straniera in Calabria è rappresentata proprio da coloro che sono in età attiva, soprattutto da quella macroclasse di età che va dai 18 ai 44 anni. Un dato interessante è il calo dell'incidenza delle donne. Oggi sono poco più dello 0,07% in più rispetto agli uomini. Quindi si parlava di femminizzazione del fenomeno, ma oggi non ne possiamo più parlare. Quindi sarà interessante seguire l'analisi per genere nei prossimi anni. Dal punto di vista dei rifugiati e richiedenti asilo, che molto se ne parla, possiamo dire che i modelli di accoglienza in Calabria sono ormai eccellenti. Molti modelli sono presi come studio, come appunto buone pratiche da riutilizzarle in altre aree dell'Italia, ma il piccolo gap sta nel momento in cui i rifugiati regolarizzano il loro status giuridico, ma poi non trovano concrete opportunità occupazionali, ecco che loro abbandonano la nostra terra, così come sta accadendo anche per i nostri giovani calabresi. Noi abbiamo da 3 anni un saldo migratorio negativo, quindi ci sono più persone che vanno via. Per quanto riguarda la regione e l'istituzione, possiamo dire che noi abbiamo favorito l'accoglienza in questa nostra regione, tentando di farlo diventare un sistema partendo dalle buone pratiche che ci sono, dei tanti paesi che hanno aderito anni or sono nello SPRAR, che sono diventati un momento di vanto per l'intera nazione. In questo momento la nostra scommessa è la scommessa dell'integrazione, perché i migranti passano, attraversano la Calabria e se ne vanno, dopo il periodo in cui si fermano negli SPRAR o nei CAS, per avere la possibilità di rimanere in Italia attraverso il riconoscimento dello status. Per cui la Regione, anche attraverso questa nuova definizione di piano di integrazione nazionale, troverà gli strumenti, metterà a disposizione strumenti affinché i nuovi residenti, quindi gli immigrati e i residenti storici della Calabria, possano vivere in tranquillità in questi luoghi dove è avvenuta questa buona accoglienza, non entrando in conflitto gli uni con gli altri, perché l'accoglienza in Calabria ha dimostrato, numeri alla mano, come tantissimi nostri giovani ragazzi hanno trovato occupazione proprio attraverso questi progetti che ci sono stati in tanti comuni della Calabria. A che punto siamo con l'immigrazione in Calabria? A questo punto siamo in un momento di tranquillità, di relativa tranquillità, dovuto un po' alla sottoscrizione dei protocolli da parte delle organizzazioni non governative che hanno dato i loro frutti. Quindi ovviamente il flusso migratorio non è completamente arrestato, ma direi che si è notevolmente ridotto. Quindi in Calabria non parlerei di emergenza, ma di attività ormai ordinaria di controllo. Dal punto di vista religioso, a che punto siamo con l'integrazione del nostro paese? Beh, ci sono diverse situazioni. Possiamo dire che in molte situazioni siamo all'inizio, perché soprattutto nelle zone dove c'è più diffidenza verso le religioni nuove che arrivano, che non sono religioni che hanno una storia culturale in Italia, c'è diffidenza. Però comunque possiamo dire, per quanto riguarda la Calabria, per esempio a Reggio, è da anni che le chiese cristiane, quindi ortodosse, cattoliche, valdesi, aventisti e altri che si aggiungono, fanno regolarmente incontri con la moschea di Reggio Calabria, quindi là siamo già a un buon punto, perché integrazione vuol dire in fondo incontrarsi, scambiarsi e alla fine anche contagiarsi reciprocamente per dare e ricevere quello che l'altro, che è diverso da me, può anche darmi.